Bentornati su Radio Italians. Dunque, di cosa parliamo oggi? Parliamo di mercato del lavoro. Cosa cercano i datori di lavoro in una ragazza o in un ragazzo che iniziano e che si propongono? Ecco, alcune cose secondo me sono più importanti di altre e se ne parla poco. Poi parliamo di Torino e di mezzi pubblici, parliamo di Preti Novax, parliamo di vaccini e giornalisti. Parliamo di Mimmo Lucano, brevemente, la questione della condanna, e poi parliamo di Squid Game, questo programma Netflix di cui ci stiamo occupando tutti e sta avendo conseguenze anche per i ragazzi e i giovanissimi, anche per i bambini. Tra l'altro questa settimana me ne sono occupato anche su Fotosintesi. Pronti? Via! Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Mandate un messaggio di 15 secondi al 345-6125-226 e riascoltatevi nei prossimi episodi. Buona domenica da Gennaro. Volevo chiederle una riflessione su un mercato del lavoro che ormai si affida ciecamente ai titoli formali per valutare la bravura. Non crede che applicare sempre questo dogma della specializzazione un po' mortifichi la curiosità di chi magari ha talento ma non un master? Grazie. Sono d'accordo, penso che lo studio sia importante, le buone università sono un ottimo indicatore anche per chi deve assumere qualcuno, ma non sono l'unico indicatore. Ti dico, e sono certo, che tante grandi aziende americane, soprattutto queste nuove della tecnologia, ormai guardano un po' meno ai titoli di studio e ai curriculum e molto di più danno importanza al colloquio. In generale vogliono convincersi che la persona che stanno portando in azienda sia capace di risolvere i problemi, cioè che abbia la capacità di pensare. E quello che ho sempre cercato un po' di fare anch'io con le persone che hanno lavorato con me, certo una laurea è importante, però ho scoperto che non è forse neppure l'indicatore principale. È chiaro che per fare il medico ti occorre la laurea in medicina, per costruire un ponte ti occorre la laurea in ingegneria e compagnia bella. Però è anche vero che sia gli ingegneri che i medici occorre questa capacità critica anche di leggere la realtà e serve a tutti gli altri. Quindi sai risolvere un problema, sai affrontare le difficoltà, sai reagire alle delusioni, sai formare un gruppo e creare armonia. Ecco, questo è molto importante. C'è un talento sociale che nei curriculum non c'è, nelle università non insegnano ed è la chiave nel lavoro. Cioè ci sono persone che le metti in un gruppo e creano armonia immediatamente e tutti danno il meglio. I pari grado, i superiori, gli inferiori, e ce ne sono altri che le metti in un gruppo e piantano grane dal giorno 1 e sono un vero problema, sono la versione umana della zizzania, mamma mia. Buongiorno Beppe, sono Monica, sto leggendo il Corriere, si parla di Torino. Nell'articolo c'è un appunto che dice che da Milano annuncia che abbasserà il prezzo dei biglietti dei mezzi pubblici a 1 euro. Stavo riflettendo su questa cosa perché ieri, proprio utilizzando un mezzo pubblico, in questo caso il tram, ti assicuro che nonostante fosse pieno di gente, ma veramente con tanta gente, a obliterare il biglietto siamo stati in 3-4, non di più. Per cui il problema non è abbassare il prezzo del biglietto, il problema è quello di far rispettare le regole e obbligare le persone a comprarlo il biglietto. In compenso, se tu hai bisogno di un bagno pubblico e devi andare in stazione, binario 20, ci sono i bagni pubblici. Tu entri, 1 euro per fare pipì. Per cui dove vogliono, le regole ci sono e ci sono anche i controlli. Ciao, buona giornata. Beh, grazie Monica. Prima di tutto perché hai parlato di Torino, che è una città bella, che è cara a tutti gli italiani, credo. A me piace molto, è un po' che manco. Tra l'altro noi ci teniamo in particolare al Corriere della Sera qui a Milano, perché abbiamo anche Corriere Torino, che è diretto da un bravo collega e mio amico, che è Marco Castelnuovo, interista, per di più. Allora, hai sollevato una questione antica e attualissima. Antica perché chi paga i mezzi pubblici, da quanto ne sentiamo parlare? Decenni. È attualissima perché il problema è sempre qui. Chi paga i mezzi pubblici? Li paga la collettività attraverso le tasse e il prezzo è un prezzo, diciamo, politico, simbolico, il prezzo del biglietto, oppure il prezzo del biglietto deve riflettere il costo di quel servizio? Io credo che debba riflettere il più possibile il costo di quel servizio. Se poi c'è bisogno di un intervento, diciamo, del contribuente, d'accordo, si può fare, però
è importantissimo far pagare i biglietti. Ecco, questo è uno scandalo che non riguarda soltanto Torino, ma riguarda Milano, riguarda Roma, riguarda Napoli. Io questa sensazione che il biglietto lo paghino veramente pochi ce l'ho in tantissime città italiane. Certo, in teoria potrebbero essere tutti abbonati, ma non credo. Allora, qualcosa bisognerà fare assolutamente, perché poi non è che chi non paga il biglietto è un poveretto che deve spostarsi per la città e deve risparmiare quell'euro, quei 2 euro. Spesso e volentieri sono persone che semplicemente fanno i furbacchioni, e l'Italia dei furbacchioni penso sia un po' stanca, o almeno dovrebbe essere. Ah, post scriptum sui bagni pubblici, scandaloso. Questo è un lavoro che fanno i bar. I bar di fatto si prestano a offrire i bagni pubblici alla collettività e manco li ringraziamo qualche volta. Io ho visto gente che entra e dice: dov'è il bagno? E si fionda là senza neanche ordinare un caffè. Non è bello, ma io credo che le città debbano intervenire. Poi non mi vengono a dire: ah, vengono usato da persone che non sanno dove andare, li lasciano sporchi, li usano per fare la doccia, non lo so, qualunque cosa. No, non va bene. I bagni pubblici sono una prova di civiltà. Una città senza buoni bagni pubblici non è civile. Punto. Buongiorno Beppe, sono Antonio dalla provincia di Bergamo. Mi riferisco a quell'opuscolo che è stato distribuito da alcuni preti Novax nella provincia di Bergamo, ma non voglio parlare della questione Novax. Volevo solo capire perché in quell'opuscolo la parola Stato è scritta sempre con la S minuscola, come se lo Stato fosse un nemico. Ma non è lo stesso Stato a cui ci rivolgiamo per essere curati? Grazie. Certo che è lo stesso Stato, ma a qualcuno fa comodo dimenticarlo. Guarda, preti Novax, ci sono giornalisti Novax, ci sono medici Novax, anche se sembra incredibile, ci sono forze dell'ordine Novax, insomma, questa stramba idea è abbastanza diffusa. Ecco, da un sacerdote non te l'aspetti, perché dovrebbe cercare di proteggere il suo gregge, mettiamola così. E Stato minuscolo, sai, in alcuni sacerdoti, diciamo gente di chiesa, di solito i meno intelligenti, c'è ancora un'idea di noi contro voi, cioè la chiesa sta da una parte, lo Stato dall'altra parte, ma non divisi come è giusto che sia, ma uno contro l'altro. Non è assolutamente vero, tant'è vero che Papa Francesco in materia di giustizia, per esempio, di abusi sui bambini, è come se ha fatto intervenire la giustizia italiana, nel caso dell'Italia, quindi lo Stato. E questo vale per tutti. Certo che lo Stato maiuscolo è quello che ci cura negli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale. Se questi preti non lo capiscono, ecco, forse il vescovo in questione, e a Bergamo ne avete uno bravo, dovrebbe darci un'occhiata e tirarli per le orecchie. Non so se è una cosa che un vescovo può fare, però tirare per le orecchie un parroco che non capisce le cose non è una cattiva idea. Caro Severgnini, la seguo sempre con soddisfazione, soprattutto nelle ultime settimane quando ci ha spiegato l'importanza di portare avanti le proprie tesi anche nei confronti dei Novax. Però devo dire che vedendolo in televisione con Travaglio non mi pare abbia avuto un grandissimo successo. Non è una critica, io credo che al punto in cui siamo non c'entri più nulla il vaccino o il Green Pass, c'entra semplicemente la volontà di portare avanti una tesi, a volte per l'interesse di vendere delle copie, a volte per acquisire vantaggio elettorale. Quindi ci si dimentica completamente del lockdown, delle morti, degli effetti del Covid, semplicemente per portare avanti qualcosa come se non esistesse un'alternativa, o meglio, l'alternativa è un mondo ideale in cui non c'è nessun tipo di problema. Non si ragiona mai sullo scenario: se non avessimo iniziato a vaccinare, se non ci fosse stato il vaccino, sarebbero stati contentissimi i Novax, ma forse saremmo morti in tanti. Grazie, Giuliano. Caro Giuliano, forse saremmo morti in tanti, e sembra un bel titolo per un brutto romanzo, per una bruttissima storia che per fortuna non è avvenuta. Perché sì, sono morte molte persone, potevano essere molte di più se non fosse stato per le cure prima e per i vaccini dopo. Quindi non sto a ripetere cose che ho detto tante volte. In quanto a Marco Travaglio, guarda, ci conosciamo da moltissimi anni, noi siamo entrambi allievi di Montanelli e quindi dallo stesso maestro vengono fuori anche caratteri diversi. Io trovo che Marco sia bravo, sia intelligente, mi sta pure simpatico. Qualche volta, come tra persone che si conoscono bene, può capitare di perdere la pazienza. Quella sera, 8:30, penso ti riferisca a questo, ho perso la pazienza perché mi sembrava Marco non poteva credere alle cose che diceva. Il 15 ottobre, data dell'introduzione del Green Pass sul lavoro, sarà una sorta di disastro italiano, ha usato espressioni fortissime. Io gli ho detto: guarda che non sarà così. Mi ricordo che era giovedì, era il giorno prima, e ho avuto ragione io, ma non perché
sono intelligente più di lui, semplicemente perché era evidente e questa evidenza la vedeva anche lui. Io non parlo volentieri di colleghi, anzi non parlo. Chiedo anzi a tutti quanti di scusarmi se ho dato l'impressione di perdere la pazienza, ma insomma siamo esseri umani e Marco gliel'ho detto. Se dice una cosa per di più un po' strana come quel giorno e la ripete quattro volte ogni volta, finisce che poi diventa anche difficile parlare. Oddio, adesso mi aspetta un editoriale sul Fatto Quotidiano, me ne dice di tutti i colori. Buongiorno Beppe, sono Michele da Isernia. Che cosa ne pensi della vicenda del sindaco di Riace, Mimmo Lucano? Grazie. Penso di essere molto stupito, una condanna superiore alla richiesta del pubblico ministero per qualcuno che sembrava facesse questo in maniera insolita, diciamo, ma a fin di bene. Però non voglio fare commenti finché non arrivano le motivazioni, mi sembra saggio a questo punto. Tra l'altro dovrebbero mancare pochi giorni. Ciao Beppe, sono Marco da Ostia Antica. Squid Game, una serie TV bella da vedere ma non da imitare. Non vorrei che in qualche paese dove il rispetto della legge è a discrezione dei potenti possano fare realmente un gioco dove le persone muoiono sul serio. Oppure, ancora peggio, nel futuro uscirà una serie TV dove i personaggi muoiono sul serio e magari per pubblicizzarla diranno: il sangue della nostra serie TV è reale. Un saluto. Beh, qualche preoccupazione c'è. Per il futuro, perché quello che tu dici adesso sembra una follia, però potrebbe anche succedere in qualche posto dove la legge non esiste e il governo non si occupa di quello che succede, in qualche strambo regime potrebbe anche accadere una cosa del genere. Avrebbe un grande successo, guarda, ne parleremmo tutti. Morti veri in una serie televisiva, mamma mia. Ma anche Squid Game, cioè il gioco del calamaro, questa serie coreana, sta provocando diversi sconquassi. Tra l'altro, sottolineo, Squid Game non è doppiato in italiano, quindi o lo vedi in coreano o lo vedi in inglese con i sottotitoli in italiano. Tra l'altro pare verrà tra poco doppiata ed è un problema perché sta scatenando fenomeni di emulazione, cioè un gioco in cui vince uno solo, tutti gli altri perdono e chi perde viene fatto fuori, insomma, sai, negli asili e nelle scuole elementari. Ma come impedisci ai bambini di ispirarsi a queste cose? Guarda, non vado avanti perché a questo ho dedicato la mia video rubrica Fotosintesi di questa settimana, quindi se volete saperne di più su come la penso lo trovate facilmente su Corriere Online. Direi che possiamo fermarci qui, mandate tanti bei vocali come state facendo, mi raccomando, e a domenica prossima. Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Mandate un messaggio di 15 secondi al 345-6125-226 e riascoltatevi nei prossimi episodi. Radio Italians è l'appuntamento domenicale di Corriere Daily, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese.